King decide che è il momento di dare un segnale molto forte alla nazione. Lo strumento che ha a disposizione è una grande marcia. Il 28 agosto 1963, i leader neri della Southern Christian Leadership Conference riescono ad organizzare a Washington la più grande manifestazione per i diritti civili che sia mai stata fatta. Martin Luther King sente insieme agli altri leader che bisogna forzare la mano al governo. Il governo non ce la fa, non riesce a reggere la pressione delle domande che vengono dal movimento dei diritti civili. E allora bisogna premere sul governo perché si sbrighi, perché altrimenti sarà difficile tenere anche l'unità dei neri americani con il movimento dei diritti civili. Kennedy non è d'accordo. Teme possa essere controproducente, ma non si può opporre alla marcia. Lo stesso giorno riceve King e gli altri leader neri alla Casa Bianca. King ha solo 34 anni e questo è il momento culminante della sua battaglia. La Grande Marcia è un successo senza precedenti. Mancano solo i movimenti più radicali. Malcolm X la definisce come la grande farsa su Washington. Il discorso di Martin Luther King che viene pronunciato in questa occasione è un discorso straordinario. È a un posto di primo piano nella retorica del Novecento. Il discorso di Martin Luther King svetta su tutti gli altri, perché riesce a premere contemporaneamente i due pedali. E lui riesce ad alternare, appunto, grazie a un'oratoria di tipo ritmico, frammenti di identità nera e frammenti di raziocinante argomentazione rivolta ai bianchi. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.